Canti, preghiere, testimonianze e momenti davvero emozionanti durante la giornata del migrante e del rifugiato che si è celebrata anche nel Vallo di Diano, gremita alla Sala San Francesco nel Santuario di Sant'Antonio a Polla. L'evento, organizzato dalla Diocesi di Reggiano Policastro, ha visto la presenza di numerosi migranti e operatori del settore, ma anche di cittadini e amministratori del territorio. Tra i presenti, oltre al Vescovo della Diocesi di Reggiano Policastro, Antonio De Luca, anche il Console della Nigeria, Franklin Abiola Ogunyemi. Uno dei percorsi che indica il Papa è quello del proteggere, e spesso noi accentuiamo il proteggersi come se l'altro che arriva è una minaccia, e spesso anche crediamo che questi dovrebbero ritornare a casa loro. Molti lo dicono con superficialità, ma questi non torneranno a casa loro finché a casa loro ci saremo noi, le multinazionali che impoveriscono. Il rischio che molti popoli siano decimati per i rifiuti radioattivi che vengono portati nel Centrafrica. Allora l'impoverimento di queste popolazioni ha questa terribile conseguenza di spingerle ad abbandonare la terra, i villaggi, i legami, gli affetti e le famiglie. Dovrebbero essere tutte le nazioni a lavorare per instaurare significativi spazi di giustizia, e così potrebbero davvero rimanere a casa loro. Il Vallo di Diano si distingue per l'accoglienza, e Polla è uno di quei comuni dove l'accoglienza, diciamo, è ben integrata grazie a un lavoro di sinergie che c'è fra la Caritas, la Curia, la comunità, gli operatori e l'amministrazione stessa. Un'amministrazione che ha aderito al protocollo d'intesa con il Ministero degli Interni per quanto riguarda la rete SPRAR, ha aderito anche all'accoglienza tumulare nel proprio cimitero una delle 26 vittime. Quel fatto grave, c'è di 26 donne, alcune erano anche incinte, che sono arrivate a Salerno, e alcune di queste sono state tumulate nei comuni del Vallo di Diano, e Polla ne ha ospitata una nel cimitero, che è stata ben inserita, come ha avuto la stessa accortezza, la stessa attenzione che ha avuto un cittadino pollese. Stasera vedere tanta gente qua, tanti ragazzi immigrati e tanti cittadini, diciamo, della mia comunità, del Vallo di Diano, cioè penso che noi abbiamo raggiunto un ottimo risultato riguardo all'accoglienza, quello di dare protezione e ospitalità a chi viene nel nostro territorio e scappa per la guerra. Quindi è un fatto di dignità, ma è anche un fatto di riconoscere che la vita è uguale, quindi non c'è differenza fra la vita di un italiano e quella di un immigrato.